Benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni. Oggi parliamo di Jeep, quindi in particolare una JK 2008 CRD, una macchina di 4 anni, sulla quale il cliente ci ha chiesto di lavorare diciamo quasi a 360 gradi, nel senso che abbiamo fatto un lavoro sul motore, un lavoro sull'assetto e un lavoro, diciamo, chiamiamolo così, estetico. Io partirei dalla parte estetica. È proprio un kit omologato per questa macchina che è stata completamente modificata sia sulla parte anteriore, posteriore che laterale. Allora, questo kit viene composto dalla parte principale e l'altezza della vettura, quindi qui sono stati montati degli ammortizzatori e delle molle chiaramente diverse. Ci sono vari tipi di rialzi. Questo è un rialzo, diciamo, medio, perché partiamo dai 2,5 pollici, 4 pollici, che è l'assetto che vediamo adesso, fino ad arrivare addirittura a 7 pollici, ma sono per utilizzo agonistico, sono altri tipi di lavori. A livello stradale non conviene andare mai così in alto. Quindi questo è un 4,5 pollici che riguarda appunto molle, ammortizzatori, i rilocatori sotto delle barre e ovviamente il concetto delle gomme maggiorate. Quindi queste sono gomme della BF Goodrich, esistono due modelli, questi sono i più tassellati, si chiamano Mud, fango, oppure ci sono quelli più versione stradale, all terrain, che io francamente preferisco a livello proprio di utilizzo stradale, perché danno meno rumorosità. Quindi, come dicevo, il discorso delle gomme vista nelle due configurazioni presuppone il fatto che il battistrada è aumentato in maniera considerevole, proprio l'impronta terra, che è questa, rispetto alla gomma originale. Quindi questo che cosa comporta? Comporta il fatto che sulla parte laterale, dove ci sono questi parafanghi, diciamo così, quelli originali sono dei parafanghi che più o meno arrivano alla metà di questa, della dimensione di questo parafango qua. Per essere omologato, che cosa bisogna fare? Bisogna che la verticale della gomma sia all'interno del passaruota. Ok, quindi ci vogliono appunto dei passaruota, parafanghi, chiamiamoli come vogliamo, dei fender, che abbiano addirittura un'estensione, perché questa è la misura massima. Bisogna addirittura aggiungere un'estensione in gomma in maniera tale che la verticale che uno prende da questo punto abbia la gomma nascosta. Solo in questo modo la gomma può essere omologata. Come dicevo, appunto, deve rimanere all'interno della verticale di questa protezione in gomma. Quindi, da un punto di vista, diciamo, omologazione per poter circolare in strada, questo è il primo punto. Questa omologazione prevede poi la sostituzione dei due paraurti, si chiamano paraurti ad utilizzo gravoso, sono dei paraurti in acciaio di questo tipo, ovviamente conformati in maniera particolare per avere appunto un minimo di sicurezza. Quindi questi paraurti, che si definiscono appunto ad utilizzo gravoso, sono in acciaio e, diciamo, sia da un punto di vista estetico rispetto a quelli originali, che sono dei plasticoni, devo dire, non eccessivamente appaganti da un punto di vista estetico, questi chiaramente hanno tutta un'altra linea, la macchina diventa più profilata, diventa più sportiva, hanno ovviamente anche un'altezza da terra completamente diversa, quindi anche l'utilizzo a livello di fuoristrada ne viene facilitato. Quindi l'omologazione prevede, insieme all'assetto, insieme ai fender che abbiamo visto prima, il paraurti anteriore e il paraurti posteriore conformato nella stessa maniera. Quindi questo è proprio un pacchetto che viene omologato e bisogna costruirlo tutto assieme. Cioè, uno non può utilizzare solo il paraurti anteriore o il paraurti posteriore o delle gomme di questo tipo, ma deve essere proprio stato omologato in motorizzazione per essere un kit completo. Quindi da questo punto di vista abbiamo fatto l'intero pacchetto. Poi, sempre partendo parlando dell'esterno, a livello estetico abbiamo sostituito, e anche funzionale, abbiamo sostituito i due fari anteriori con dei fari a LED, quindi anche in questo caso l'efficienza di un faro a LED rispetto al faro con lampadina alogena è completamente differente, anche esteticamente si presenta in maniera completamente diversa. Il cliente ci ha fatto aggiungere la telecamera anteriore e la telecamera posteriore.
Direi che come estetica esterna mancano solo, che ci devono arrivare, i due fari posteriori, che adesso sono ancora con lampadine alogene, e anche quelli andranno sostituiti con lampadine a LED. Questo è, da un punto di vista estetico e di assetto, è quello che abbiamo fatto. Passando al motore, a questo punto, come praticamente tutti questi motori qua che soffrono un pochino del rapporto peso-potenza, la prima cosa che ci ha chiesto è quella di aumentare il valore di coppia e di potenza, che abbiamo fatto una rimappatura della centralina via seriale, quindi abbiamo modificato i parametri caricando un software che dia più coppia e più cavalli. Normalmente stiamo all'interno di un 30 cavalli e 45-48 Nm di coppia, per non andare a stressare in maniera eccessiva altri componenti che possono essere la frizione, visto che questo è comunque un cambio manuale, quindi andando a eccedere con i valori di coppia poi ci potrebbero essere dei problemi a livello di sopportazione della frizione. Uno dei problemi che questa macchina aveva, forse l'unico, era appunto legato all'utilizzo del FAP di questa macchina, che purtroppo è di vecchia generazione, quindi si intende che, anche come in tutte le cose, anche il sistema FAP ha avuto un'evoluzione. I primi sistemi andavano addirittura a iniettare il gasolio nel FAP, e quello che era in eccedenza finiva nella coppa dell'olio, quindi con gravi danni a livello di pressione, di diluizione dell'olio. Poi sono subentrati appunto sistemi più evoluti con l'utilizzo della cerina, e gli ultimi sistemi che sono con la D-Blue. Questo purtroppo è ancora un sistema FAP diciamo di prima generazione, quindi il FAP, cioè la macchina, quando ci ha portato il cliente aveva il FAP completamente intasato, lo vediamo esattamente qua, quindi un FAP praticamente non più utilizzabile, e in questo caso siamo dovuti intervenire andando a sostituire il FAP, che poi è un tutt'uno con il tubo turbina, quindi ha un flessibile che poi termina con il FAP, e subito dopo c'è il catalizzatore. Quindi abbiamo sostituito questo tubo andando praticamente a eliminare quel sistema che, al di là del fatto che appunto se è intasato, è uno dei fattori principali che crea dei problemi meccanici soprattutto alla turbina, perché nel momento in cui veniamo qua, qui c'è montata la turbina, e questo è il FAP, nel momento in cui in questo pezzettino di tubo il FAP è intasato, i gas di scarico hanno difficoltà a passare, la temperatura di questi gas di scarico aumenta in maniera esponenziale, e ovviamente chi ne risente sono le bronzine della turbina. Quindi una delle cause principali delle rotture del turbo è proprio dato dall'inefficienza del FAP. Quindi in questo caso, avendo fatto il cliente una scelta di portare la macchina a piena efficienza, abbiamo eliminato presumibilmente l'unico tallone o uno dei pochi talloni di Achille di questa vettura, andando a fare appunto la modifica che dicevamo. Quindi poi a livello elettronico abbiamo fatto le opportune ritarature, e adesso questo tipo di sistema rigenerativo è stato completamente eliminato. Su questa vettura abbiamo fatto appunto l'oscuramento dei vetri posteriori, quindi, come ho già detto diverse volte, la pellicolatura è consentita a livello legale solo sulla parte posteriore, quindi non si possono pellicolare i due vetri anteriori, si pellicola tutto quello che dal montante della portiera indietro, e uno può pellicolarlo di qualunque colore, l'importante è che non vengano toccati i due vetri anteriori. Per il momento, al di là del fatto che mancano i fari, mancano due o tre finiture, la prossima settimana sicuramente andremo in consegna, e penso che il cliente potrà essere sicuramente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Per il momento è tutto, vi ricordo, se avete qualunque tipo di richiesta, di consultare il nostro sito www.9000giri.it, oppure ci potete tranquillamente chiamare telefonicamente allo 02 73 83 175, e soprattutto, la cosa importante, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività. Un saluto.